You Radio. Buongiorno ascoltatori e lettori di You Radio, siamo nella sala Maccherini con Fabrizio Trisciani, direttore artistico della Stralicut, dove si è appena conclusa la presentazione con una conferenza stampa della stagione Inbox 2017. Fabrizio, per chi non conosce Inbox, sì, vogliamo parlare un attimino di questo progetto, come è nato, come si è sviluppato qui a Siena? Beh, certo, allora Inbox nasce nel 2009 qua a Siena da un'idea nostra di Stralicut Teatro. Era un qualcosa di molto, molto piccolo ovviamente all'inizio, e nasce da una esigenza che avevamo noi in primo luogo vissuto sulla nostra pelle come compagnia, per una compagnia di teatro emergente, anche giovane, l'aspetto più complicato è quello di riuscire a far vedere il proprio spettacolo. Tutte le compagnie riescono magari attraverso l'autofinanziamento, attraverso un piccolo contributo, attraverso la semplice passione riesce ciascuna compagnia a produrre lo spettacolo. Il problema è che ha una vita veramente breve, perché si riesce a fare un debutto, magari una replica, e poi lo spettacolo spesso e volentieri finisce in cantina. E quindi l'intuizione del 2009 era proprio quella di cercare di aiutare le compagnie emergenti italiane sostenendo non tanto la produzione ma la distribuzione. E quindi in questi anni, in queste nuove edizioni, abbiamo lavorato in questa direzione, cercando di creare una rete di teatri, festival, rassegne il quanto più ampia e capitale possibile, e facendo uscire ogni anno un bando attraverso il quale mettere in palio delle repliche con un cachet fisso, chiaro, garantito, e la formula effettivamente sta funzionando, perché quest'anno siamo riusciti fra i due bandi, Inbox e Inbox Verde. Inbox Verde è quello dedicato al teatro ragazzi, quest'anno abbiamo messo in palio ben 76 repliche, con un montepremi cachet complessivo di oltre 90.000 euro. E anche quest'anno abbiamo battuto il record di iscrizioni, perché erano quasi 500 gli spettacoli in gara che si sono iscritti. Effettivamente sono dei numeri che per il teatro emergente italiano fanno gola, perché sono una occasione veramente concreta, tangibile, di poter lavorare, di poter far vedere il proprio lavoro, di promuovere il proprio spettacolo. Sì, senza dubbio, poi immagino che sia stato un lavoro gigantesco dover selezionare, sì, gli spettacoli finalisti da questi 500. È un lavoro abbastanza impegnativo, infatti le giurie di Inbox hanno iniziato a lavorare a metà gennaio, e poche settimane fa siamo arrivati a individuare i 10 spettacoli finalisti. 4 per Inbox Verde, 6 per Inbox. Questi spettacoli finalisti sono invitati a Siena dal 17 al 20 maggio e partecipano alla fase finale di selezione di Inbox 2017. Ecco, proprio a questo proposito vogliamo parlare un attimino della programmazione. Sì, certo. Gli spettacoli, come sono articolati? Allora, noi abbiamo, Inbox dal vivo si divide in due parti, diciamo, in due tempi. 17 e 18 maggio andranno in scena i 4 spettacoli finalisti di Inbox Verde. Andranno in scena la mattina del 17 e del 18, si esibiranno questi spettacoli di fronte a una platea che sarà composta da la giuria, ovviamente, alcuni addetti ai lavori e la stampa, ma soprattutto sarà composta da 1.400 bambini. 1.400 bambini delle scuole del territorio, scuole primarie, scuole secondarie di Siena e di Siena provincia, e quindi insomma sarà un bellissimo colpo d'occhio, perché ci sarà il Teatro di Rozzi pieno di bambine e di scolaresche, e insomma, quale miglior pubblico per giudicare uno spettacolo se non dei bambini stessi, per dei spettacoli rivolti alle nuove generazioni. Mentre invece il 19 e il 20 saranno le due giornate dedicate ai 6 finalisti di Inbox.
sono tre spettacoli al giorno, alle 16, alle 18 e alle 21.15. Il primo e l'ultimo al Teatro dei Rozzi, invece quello di mezzo si svolgerà al Teatro del Costone, qua a Siena, a due passi dal Teatro dei Rozzi, e anche in questo caso sarà presente tutta la carovana di Inbox, che saranno insomma, quasi 200 persone. Ci sarà spazio ovviamente anche per il normale pubblico di appassionati e di curiosi, e insomma speriamo bene. Bene, poi ho letto nella programmazione, nella presentazione che oggi ci è stata offerta, che ci saranno una serie di eventi collaterali legati a questi spettacoli. Certo, allora, noi abbiamo una serie di eventi collaterali che è formata da una parte, il 17 abbiamo uno spettacolo fuori concorso, in box verde, il suo titolo è Game Over, della compagnia genovese del Tramo, che andrà in scena al Teatro del Costone alle 21.15 e non è finalista, è per un soffio poteva diventare finalista, diciamo il quinto classificato, ci sembrava uno spettacolo interessante e quindi abbiamo pensato di inserirlo nella programmazione. Uno spettacolo per famiglie, per bambini a partire da 7 anni e insomma è uno spettacolo interessante perché parla anche del rapporto nell'epoca digitale, nell'era digitale fra genitori e figli. Poi abbiamo degli eventi musicali e il 19 maggio presso la Diana alle 23.30, no, alle 23.30, sì, esatto, abbiamo Alessandro Fiori in concerto, ma soprattutto abbiamo una sezione dedicata alla formazione che ci sembra molto interessante, che è fatta in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena. E si chiama questa sezione Inbox Millennials e si compone di due progetti. Una parte la giuria Inbox, che è una giuria popolare formata da studenti giovani under 30, che affiancherà la giuria ufficiale, vedrà quindi i sei spettacoli finalisti, il 19 e il 20, e avrà un dialogo con la giuria ufficiale. Ovviamente poi le scelte sono distinte, la giuria ufficiale farà le sue scelte, la giuria Inbox sceglierà lo spettacolo che fra i sei sarà più vicino al proprio sentire, e questo spettacolo verrà programmato da Strade del Teatro, quindi una replica aggiuntiva che si aggiunge a quelle di Inbox. E poi invece l'altro progetto formativo è un laboratorio di scrittura critica, un progetto molto interessante perché di fatto nei giorni di Inbox dal vivo verrà creata una vera e propria rete, una vera e propria redazione formata da studenti universitari e capitanati da Andrea Pokosnic, che è un fondatore della testata di Teatro e Critica, che è una testata online più importante a livello nazionale, e questa redazione ogni giorno manderà in stampa il giornalino del festival, che sarà messo online, verrà stampato, ma avrà anche alcuni di questi contenuti saranno inseriti anche nell'edizione quotidiana della Nazione, la sezione senese, e altri contenuti invece andranno su YouRadio e su Radio Siena. Va bene, allora Fabrizio, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. E allora ci vediamo 17, 18, 19 e 20, tutti ai Rozzi o al Costone. Grazie. Grazie.